Signori, ben ritrovati. Juventus, una signora per due, i soliti convenevoli, insomma. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così ci fate cosa estremamente gradita. Ezio, come stai? Beh, Ezio sta triste, triste sì. per la giornata, la serata La che serata, la è serata. vissuta ieri sera all'Allianz Stadium. Ne parleremo ovviamente, però Sì. consentimi di salutare gli amici che ci incoraggiano con il loro favore a proseguire in questa avventura. Quindi ciao a tutti gli amici di Juventus Una Signora per Due, agli amici di Spreaker e agli amici dei social. E una raccomandazione, gentilmente dobbiamo usare nei sondaggi, nella community, nei commenti dei toni moderati, anche perché questo canale nasce con quest'idea, non ci sono esasperazioni, siamo tutti fratelli Gobbi e vi preghiamo davvero di non offendere nessuno, cosa che peraltro il 90% di voi sta facendo. Ezio, ieri abbiamo visto le lacrime di Dybala, le emozioni di Chiellini, una festa a cui io, insomma, l'addio di Chiellini. Della partita parleremo dopo, dove si è imbucato Paulino Dybala. Paulino Dybala che probabilmente non si aspettava neanche lui questo tipo di accoglienza, o meglio, di saluto, perché l'accoglienza è un'altra cosa, Ezio. Ma io credo che se invece se Si aspettasse. l'aspettasse, sono sicuro che gli ha fatto immensamente piacere, perché è vero che è stato importante il saluto di Giorgio Chiellini, un saluto giunto, secondo il mio modestissimo parere, con un anno di ritardo. Che poteva salutare prima, Con ma un con anno di sì. ritardo che ha penalizzato la Juventus in quello che dovrebbe essere, ammesso che ci sia, un progetto di rinnovamento. Tutto questo, vero altresì che la simpatia, l'affetto, l'amore che la gente ha riservato al mio Sivorino è stato commovente. Perché la gente, soprattutto i tanti bambini, non so, avrei notato quanti, Tanti, soprattutto i tanti, bambini, tanti, tanti. ma anche quanti adulti, indossassero la maglia del nostro ormai ex numero 10. Perché la gente ama il talento, la gente ama sognare, soprattutto nel calcio. I bambini hanno uno spirito di emulazione verso chi mette in mostra delle giocate, verso chi fa gol, verso chi fa fare gol, verso coloro che sono fonte di ispirazione per giocare. Dybala è sempre Cosa stato che, con amato, tutto il sì. rispetto per Giorgio Chiellini, grandissimo difensore di un calcio che non è più, è evidente che la fantasia nel calcio viene stuzzicata da certi giocatori che non sono, ahimè, i difensori, no? Assolutamente, diciamo che Chiellini è stato l'esempio di come un calciatore non di particolari, diciamo di piedi particolari, sia riuscito nel tempo, arrivato dal Livorno insieme a Barzagli, arrivato per cifre ridicole, insomma, abbiano creato, grazie a Conte, è il caso di dirlo, una difesa rocciosa importante, la cosiddetta BBC, che Sì, non mi era ricordo che ai esattamente. tempi di, prima che arrivasse Conte, Bonucci e Chiellini, insomma, tutti e due erano una sciagura. Poi è Esattamente. arrivato anche Barzagli, che a mio avviso gli ha aiutato 350.000 euro per una cosa, moltissimo, esattamente. moltissimo, anche a migliorare. E poi da Conte in avanti è nata questa leggenda della BBC, anche, secondo me, esageratamente esasperata, perché quel pacchetto difensivo al dunque ha subito come non mai, ha subito in una finale del campionato europeo per nazioni, certo, di fronte ad una delle, di fronte alla Spagna probabilmente più forte di Vabbè, sempre, certo, ha questo era. subito umiliazioni nelle finali di UEFA Champions League. Quando prima parlavo di Chiellini, grande difensore di un calcio che non è più, mi riferisco appunto ad un calcio di posizione, Su ci mancherebbe altro. Dybala, diciamocelo, non è mai sbocciato in Juventus, non è mai diventato quello che tutti per molto tempo hanno creduto diventasse.
Dunque, sull'Ibrani si è generato un equivoco sin dall'inizio, perché fu additato come potenziale erede di Lionel Messi. Mancherà, perché è connaturata nella sua è connaturato al suo DNA, e gli manca la progressione, e questo lo penalizza moltissimo. Certamente non è stato aiutato principalmente da due fattori: da una parte un carattere forse fragile, molto probabilmente proclive a subire malamente la fascinazione mediatica di altri giocatori importanti come e più di lui. Ovviamente mi riferisco a Cristiano Ronaldo, ma ricordo anche che quando arrivò Higuain subì comunque un piccolo contraccolpo e si mise inopinatamente troppo al suo servizio. E questo da una parte. Dall'altra non è certamente stato agevolato dalla guida tecnica, che per il maggior numero dei suoi anni alla Juventus lo ha avuto in gestione. Ha giocato bene con Sarri, diciamocelo, in quell'anno calciatore migliore, però certissimamente resta. Però purtroppo gestito dal cosiddetto Del Neri che ce l'ha fatta, è stato snaturato a mio avviso nelle sue caratteristiche, è stato anche minato a mio avviso nella salute atletica, chiedendogli di esercitare mansioni che non fanno parte delle sue caratteristiche. Sì, tutta una serie di cose che lo hanno sfilacciato e che insieme va detto, perché questo va detto, insieme a scelte sue decisamente improvvide, per non dire sbagliate, mi riferisco all'entourage, alle persone gestito, perché Paulino Dybala è stato gestito male anche fuori dal campo. Sai Ezio che ti dico, secondo me qualunque squadra lui sceglierà, anche quella che non vogliamo nominare, farà bene, secondo me. Farà bene perché ha tutta la classe e stare il carattere. Probabilmente la Juventus era un ambiente troppo competitivo per lui, però secondo me ci ha regalato delle cose deliziose. Guarda, io non so dove andrà. Piccole ogni tanto, però deliziose ultimamente. Io sinceramente non lo so, ma credo che non lo sappia nessuno, e penso che forse non lo sappia nemmeno lui, dove giocherà la prossima stagione. Le lacrime, Ezio, scusami se ti interrompo, erano reali, perché molti hanno messo in dubbio, qualcuno ha detto, per me erano davvero lacrime di dispiacere. A mio avviso sì, sarebbe un grandissimo e consumato attore se fossero state lacrime finte. Non mi schiero dalla parte di quelli che hanno addirittura speculato su queste lacrime per sminuire la statura dell'uomo. C'era una pubblicità un tempo che recitava l'uomo che non deve chiedere mai e che è duro che duri. Non c'è niente di male anche per un uomo a mostrare la propria fragilità, le proprie emozioni, la propria commozione. Guarda, ti cito la frase di un neuropsichiatra che ho frequentato come amico per un po' di tempo, il professor D'Aquino, ormai scomparso, mi disse, nella sua lunga esperienza, autore di tantissimi libri di successo: io uomini roccia non ne ho mai conosciuti, quindi possiamo perdonare che poi la cornice era talmente suggestiva, lui, te lo ripeto, forse un po' imbucato per una cosa che doveva essere per Chiellini, ma è stato portato in trionfo ed è stato osannato dalla folla. Ed è stato fischiato, è stata fischiata la dirigenza. Prima di arrivare a quello, però, io ti volevo aggiungere a chiosa finale. Sono curioso di vedere in qualunque squadra giocherà Paulino Dybala, cosa potrà combinare finalmente allenato. Sono curioso di verificare se incorrerà
sistematicamente in infortuni muscolari e sono curioso di verificare se avrà, come gli auguro, la possibilità di giocare in una squadra che frequenti la nobiltà del consesso europeo, se inserito in un contesto che sappia valorizzarlo, riuscirà a fare quella differenza che purtroppo molto a singhiozzo è riuscito a fare da noi. Ieri la partita, vabbè, accenniamola, gol di Vlahovic, anche se non eccessivamente servito, ma questa non è una novità, grande gol di Morata. Guarda, abbiamo visto la solita, poi pareggio, la solita Juve, la Juve di quest'anno, e temo che sarà così fin tanto che perdurerà la gestione del timoroso. È una squadra che cammina in avanti e corre all'indietro. Ora, va detto per amor di oggettività, il gol subito nel finale, a mio avviso meritatissimo il fatto che l'abbia subito, per la scelta ancora una volta inopinata nel momento in cui ti trovi in vantaggio di voler difendere quel vantaggio. La Juventus, secondo me, in questo istante ma anche in precedenza, non si potrà mai permettere, non che non si possa permettere, non lo vorrà mai avere, un allenatore del calibro di Guardiola, del calibro di Klopp, del calibro di Ten Hag, ne cito parecchi, no? Perché alla fine il nostro calcio è poco competitivo e questi nomi importanti, oltre a costare molti soldi, probabilmente non si affacciano a questa ribalta. Il punto è che questi nomi sono diventati importanti perché qualcuno ha avuto fiducia in loro. Assolutamente. E non hanno, e sono diventati importanti non cominciando immediatamente con rose stratosferiche, perché poi noi pensiamo sempre, commettiamo sempre un errore nell'enunciare l'equazione grande allenatore, lista della spesa con elementi che non è possibile prendere. Ieri, l'avevi accennato tu prima, insomma, sono insieme agli applausi per Paulino Dybala, sono piovuti anche i fischi. Espressioni di dileggio, insulti. Tanto per il presidente quanto per Pavel Nedved, un po' per tutti, quanto per arriva tutti, bene, ce n'era per tutti. Allora, io sono il primo ad essere, mi conoscete, assolutamente critico, cerco di esserlo ironicamente, talvolta con sarcasmo, ma Non ricordo di essere mai ricorso all'insulto verso chi che sia. Io credo che si possa contestare l'operato di questa società in modo più intelligente, anziché ricorrere al becero insulto. A Iezio però lo stadio è un luogo estremamente democratico, per cui se sei forte ti prendi gli applausi e le ovazioni. Se sei un bidone il giorno dopo ti prendi i fischi. La società chiaramente fa le sue scelte, noi le rispettiamo, però il pubblico reagisce essendo lì, come meglio. Il pubblico ha il diritto di esprimere il proprio dissenso, chioma, no? E ci mancherebbe altro. Ritengo solo che ci sia modo e modo di riuscire a farlo, sia all'interno dello stadio che all'esterno, perché nel momento in cui non si condivide, e va detto, l'operato ondivago, poco chiaro, sul quale aleggiano ombre al momento indissipabili su quello che è il futuro a breve e a medio termine della Juventus squadra, fortunatamente non della Juventus proprietà, perché a dispetto di tutto quello che si può dire, abbiamo la fortuna di avere una proprietà ultra centenaria e comunque sapere a chi fare riferimento e l'allusione rispetto a certe squadre che in questo momento paiono andare per la maggiore è assolutamente voluta. Allora, amici, abbiamo tanti spunti di cui discorreremo naturalmente nelle puntate a venire. Non perdetevi l'editoriale del professor Pisani, la nostra panchina. Siamo stati sulla panchina dove è nata la Juventus, in una stagione un po' così, consoliamoci anche con i ricordi, ma ritorneremo grandi. Iscrivetevi al canale, attivate il campanellino, grazie Ezio come sempre, ci ritroviamo prestissimo. Alla prossima. Alla prossima. E qualcuno deve chiudere la porta, mi sa, però non lo sento. È l'ultimo, chiuda questa benedetta porta.
la chiusa. A presto.